Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, incontriamo per la lista Patto per Forio con candidato sindaco Pasquale Capuano l'avvocato Giuseppe Di Maio. Avvocato, ben ritrovato. Allora, tu sei stato per lungo tempo, già nelle precedenti consigliature, diciamo, ti sei concentrato anche sulla questione edilizia. Noi abbiamo visto quante volte nelle ultime anche sciagure che hanno investito il nostro territorio si ritorna a parlare di dissesto idrogeologico, di tenuta, di sicurezza, di messa in sicurezza, di abusivismo edilizio, di abbattimenti. Ecco, a che punto siamo arrivati con le cose messe in essere dall'amministrazione di cui hai fatto parte? Allora, buonasera a tutti. Io se ho riproposto la mia candidatura è perché io sono orgoglioso di quello che ha fatto questa amministrazione, di io in particolare che ho avuto per lungo tempo la delega all'edilizia privata, in particolare al paesaggio nel comune di Forio. Noi siamo partiti da lontano, nel 2013 appena ci siamo insediati su sollecitazione del prefetto che in realtà aveva spesso sollecitato le vecchie amministrazioni, abbiamo messo mano alla pianificazione del territorio. Quindi il primo atto che abbiamo fatto è partire con il piano regolatore, oggi denominato PUC, piano urbanistico comunale, che è il primo strumento di pianificazione di un territorio, è l'ABC di un territorio. Noi siamo partiti, c'era molto scetticismo perché in passato si è tentato di dare un piano regolatore al territorio e non si è riusciti, noi invece ci siamo riusciti. La pianificazione del territorio è fondamentale per stabilire le priorità, per dedicare, per andare ad aggiustare le problematiche che ci sono sul territorio. Una su tutte. C'è la necessità di nuovi parcheggi, se noi abbiamo un centro storico così bello che abbiamo anche contribuito a migliorare attraverso la realizzazione del waterfront, abbiamo una presenza turistica così forte, abbiamo necessità di nuovi parcheggi, ma i nuovi parcheggi non potevano essere realizzati in aree che avevano una diversa destinazione o comunque laddove non vi era una pianificazione, un piano parcheggi. Il piano regolatore ci ha consentito di prevedere una serie di zone periferiche del paese da destinare a nuovi parcheggi, anche per dare la possibilità nei momenti, nei mesi caldi della stagione, di chiudere il traffico adeguatamente. Questo è una delle cose, così come avremo modo di realizzare in via Casale, dove oggi solo per un brevissimo periodo sono allocati alcuni fanghi di Casamicciola, quello è un posto che ha delle enormi potenzialità e già una destinazione a parcheggio e zona verde attrezzata e quindi sarà un nuovo polmone sia dal punto di vista del verde che della possibilità di dare parcheggio, sia di offrire il parcheggio sia per le attività sportive limitrofe e sia la sera per il centro di Forio. Quello sarà una rivoluzione copernicana dal punto di vista del traffico. Così come avremo la possibilità a Panza probabilmente di allocare una piscina comunale che da tutti è richiesta a Forio, viste anche le difficoltà che ha la piscina comunale a Ischia per una serie di problematiche che sono davanti a tutte, proprio perché ci sono dei fondi importanti, dei terreni che hanno avuto una destinazione diversa sulla scorta di questo nuovo piano regolatore. Dal punto di vista poi dell'edilizia privata c'è stato un salto di qualità enorme in quanto Comune di Forio in questi 10 anni è riuscito a rilasciare una serie di permessi edilizi in sanatoria anche grazie a delle delibere di Consiglio Comunale, non ultima quella di dicembre 2016, nella quale siamo riusciti a semplificare il meccanismo di rilascio della concessione in sanatoria, per cui oggi molti cittadini hanno avuto la possibilità di avere nuovamente fiducia nella macchina amministrativa, perché nel momento in cui riescono a sanare un fabbricato per il quale avevano solo proposto l'istanza di condono, perché c'è ancora, io da avvocato a volte sorrido quando i cittadini mi dicono io non riesco a ottenere il mutuo anche se la mia casa è perfettamente è tutto a posto, è tutto legittimo perché io ho fatto il condono. In realtà il cittadino nella maggior parte dei casi ha presentato l'istanza di condono, ma non è riuscito ancora a perfezionare la pratica. Solo col perfezionamento della pratica e quindi il rilascio del permesso del condono in sanatoria, il cittadino ha la possibilità poi di sanare, completare magari un immobile che non è stato completato e comunque fare tutta una serie di pertinenze che gli è consentito. Gli uffici quindi hanno lavorato, credo, egregiamente. Abbiamo il numero di pratiche rilasciate maggiore di tutta l'isola d'Ischia e anche da questo punto di vista c'è stato un miglioramento del comparto edilizio in generale. Per quanto riguarda il PUC, so perché la cronaca ci ha consegnato alcune
osservazioni che sono state fatte da associazioni ambientaliste, un po' di polemiche, probabilmente per quanto riguardava il futuro del polmone verde per antonomasia, che è quello del Bosco di Zaro. Anche su questo credo che abbiate messo i puntini sulle i, abbiate determinato in maniera chiara quale destinazione e quale futuro ci dovrà essere. Sì, il Bosco di Zaro è nel nostro piano regolatore, basta andarlo a vedere, per grande parte rimasta zona boschiva e zona dove in alcune aree è possibile anche prevedere attività all'aperto, ma non certamente vi è stato nessuno, così come in tutta l'isola il piano regolatore non ha potuto prevedere nessun indice di edificabilità nuovo, nel senso che comunque noi siamo sottoposti alle norme nazionali ben conosciute, in base alle quali nelle zone a vincolo paesaggistico non è possibile edificare nuovi volumi di natura residenziale. È possibile prevedere alcune pertinenze, una delle delocalizzazioni, ma sicuramente, o comunque, per, come dicevo prima, l'allargamento di alcune strade, la determinazione di alcuni parcheggi, la zona di Zaro sicuramente con il nostro piano regolatore verrà preservata e migliorata. Questo è così come le zone di alcune aree di Santa Maria al Monte, che sono rimaste tranquillamente zone di agricoltura di pregio o zone boschive a seconda della loro localizzazione. Quindi possiamo rassicurare anche le associazioni ambientaliste che questo piano regolatore non ha creato nessun aumento di zone edificabili né tantomeno una cementificazione nuova del territorio. Quello che si vuole fare e si sta già facendo è di migliorare quello che è il patrimonio urbanistico edilizio già esistente per renderlo non solo all'avanguardia dal punto di vista estetico, che è l'ABC per chi vuole fare turismo su un territorio. Il turismo non è solo strade, parcheggi e zone pubbliche, è anche paesaggio urbano. Significa anche che in una strada vedere delle case finite, ben curate, con un'architettura che sia del posto locale, significa migliorare la qualità del posto, migliorare, aumentare le presenze turistiche, ma anche salvaguardare quegli immobili che ottengono il permesso in sanatoria dal punto di vista igienico-sanitario e soprattutto abbiamo avuto anche un terremoto, non ci dimentichiamo, dal punto di vista strutturale e quindi sismico. Ecco, tutto questo è possibile a Forio e i cittadini ne stanno godendo. Volevo fare un ultimo accenno alla questione dei parcheggi a cui facevi riferimento. Allora, l'inaugurazione del famoso parcheggio lì a Monterone, sentivo di un progetto che riguardava un altro parcheggio da realizzare nel centro, a Corso Matteo Verde, se non vado errato. Comunque sono tutte opere che per realizzarle c'è bisogno di fondi, di intercettare i fondi, e di questo possiamo dire che avete avuto anche chi in questi anni è riuscito veramente a tenere i conti a posto ed è riuscito anche ad intercettare fondi dappertutto. Allora, cara Medea, se siamo ancora qua, lo diciamo, perché con orgoglio possiamo dire, anche grazie al nostro sindaco Francesco Del Deo, che fuori dai confini del comune di Forio ha avuto riconoscimenti dappertutto, è diventato presidente ANCIM, anche rieletto in questa carica, è stato al centro, e avete visto tutti, di quelle che sono state le problematiche, nella risoluzione delle problematiche delle frane di Casamicciola. Ha avuto un rapporto privilegiato con quelli che sono gli organi, gli enti sovrastanti al Comune di Forio ed è riuscito ad attingere una serie di fondi. Noi siamo riusciti, ribadisco, a tenere un bilancio in ordine, anzi a migliorare il bilancio precedente che non c'era stato lasciato in buone condizioni e a fare una serie di opere con fondi che sono stati attratti. Ma questi non sono arrivati dal nulla, sono arrivati per il lavoro alacre di questa amministrazione ed in particolar modo di Francesco Del Deo. Il parcheggio di Monterone è un'altra opera che era indicata in quel benedetto opuscolo che è stata realizzata ed è la prova provata che questa amministrazione in realtà non ha fatto chiacchiere. Avrà commesso i suoi errori, sicuramente ci saranno stati amministratori un po' timidi che non saranno stati capaci di dimostrare fino in fondo quali sono stati i loro impegni, sono stati un po' tra virgolette messi in ombra rispetto a una figura così importante come quella di Francesco Del Deo, ma chi ha operato nei vari settori oggi lo può dire con chiarezza e con voce alta. Tante opere sono state realizzate e tante sono già cantierabili e quindi il parcheggio di Monterone è un emblema del miglioramento e la qualità di un territorio periferico come quello di Monterone attraverso la realizzazione di un'opera così, così importante. Chiudiamo con Patto per Forio. Vedevo due frecce che si incontrano in una X di due colori emblematici, il giallo
ed il blu. Quindi un patto per andare avanti, sempre in nome e per conto di Forio. Sì, patto per andare avanti e avere sempre Forio al centro dell'offerta turistica del nostro territorio e non dimenticarci dell'intera isola d'Ischia, perché questa sindacatura ha dimostrato che per fare il bene di un territorio, di un comune, è necessario occuparsi dei problemi dell'intera isola, di avere una visione lungimirante, di avere uno spessore, una capacità di poter interagire con gli organi che stanno sopra di voi, con gli enti che stanno sopra di voi. Noi abbiamo le possibilità, il nostro candidato sindaco ha le capacità per poter mettere insieme tutte le componenti del nostro comune e per poter amministrare nel modo migliore possibile la nostra cittadinanza. Grazie allora all'avvocato Giuseppe Di Maio, perché si scrive il nome e il cognome, a almeno solo il cognome. Siamo Di Maio. Sarete tutti siamo Di Maio. Tutti, e ci vediamo, Di Maio. Ci vediamo alla prossima occasione per continuare a parlare di progetti e per migliorare sempre di più Forio. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.